Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Mr. Tyke, e benvenuti in questa 25esima puntata di Minecraft con Modpack Vaults. Bene, siamo fuori dal rifugio, cosa insolita nelle mie registrazioni, perché volevo farvi un piccolo anticipo prima di proseguire con l'oggetto in questione di questo video. E andando in questa direzione ho trovato le paludi e girando, come avete sicuramente ben sentito, ho trovato finalmente le pecorelline, non so, vabbè. Comunque queste cose qua che fanno beh di colore bianco per il momento, poi vediamo se ci sono anche gli altri colori. E bene, quindi finalmente abbiamo anche la lana, adesso il rifugio è piccolo, poi speriamo di ampliarlo. Voi state qua e non scappate, sennò vi faccio la festa, oh yeah. Ok, ho fatto anche un piccone di bronzo perché dovevo andare a prendere dell'oro giù di sotto in miniera e sinceramente di fare il piccone in ferro non mandava, ho fatto questo qua di bronzo. Allora, bene, passato l'anticipo di questo video, vi devo dare una brutta notizia. Non posso fare l'oggetto che volevo fare nella scorsa puntata, che vi avevo annunciato, che non volevo dirvi, perché devo fare prima quest'altro, l'oggetto che faremo in questo video. Scusate il gioco di parole. In questo video praticamente faremo un nuovo accumulatore di corrente che ho scoperto proprio perché dovevo fare l'altro oggetto. E ve lo terrò ancora nascosto, ragazzi, ve lo terrò ancora nascosto. Allora, bisogna fare questo nuovo accumulatore. Questo nuovo accumulatore fa parte di... Sì, stavo già vedendo altre cose io. Comincia a parlare il linguaggio alieno, ragazzi, È una cosa veramente fighissima, poi ve lo insegno. Questo nuovo oggetto fa parte di un'altra mod, quindi non dell'Universal Electricity, vabbè, ma fa parte della Mechanism, ed è un nuovo accumulatore di corrente. Si chiama Energy, eccolo qua, l'Energy Basic Energy Cube. Questi sono gli Energy Cube praticamente. Questi Energy Cube possono prendere l'energia a qualsiasi voltaggio, quindi non c'è bisogno di trasformatori vari, quindi questa è una cosa veramente utile, e poi fanno un'uscita a 120 volt, poi nel caso ci sono dei macchinari che necessitino più o meno energia, poi lì si metteranno i trasformatori, però in entrata possono entrare a qualsiasi voltaggio, ed è questo che veramente mi piace veramente molto. Allora, questi, ci sono tre tipi di cubi di energia. Il basico adesso qua, io sto vedendo che tiene 1000 kJ, però, quindi sarebbe un megajoule, però io leggendo in giro adesso non so che ascoltare, se ascoltare la mod o se ascoltare la guida ufficiale. La guida ufficiale comunque sul Basic Energy Cube dice che può tenere 5 megajoule di energia, quindi un megajoule in più rispetto alla battery box, e invece qua ne segna 1000, vabbè, poi vedremo. Poi invece l'Advanced Energy Cube ne può tenere 10 megajoule, che qua ne segna 2,5, e le Light Energy Cube ne può tenere 50 di megajoule, qua ne segna 5. Vedremo subito cosa fare. Quello che posso dirvi in anticipo è che l'Energy Cube a me serve essenzialmente per ricaricare l'oggetto che dovremo fare, e già vi ho detto tutto che dovremo fare nella prossima puntata, e vi ho detto già troppe cose, ecco. Quindi se terrà 1000 kJ, quindi un megajoule, lo useremo semplicemente come un caricabatterie, tipo quel di cellulare, diciamo. Ecco, voilà. Ok, passiamo subito al crafting. Per craftarlo, crafting abbastanza semplice. Due energy tablet, che abbiamo visto cosa sono nella scorsa puntata, sono tipo delle batterie. Due lapiscazzoli e 4 enriched alloy. Allora, passiamo subito al crafting. Quindi vediamo subito... 4 di ferro, vabbè, il ferro e la redstone per fare i 4 ricce d'alloy. 4. Voilà, i 4 ricce d'alloy. Poi cos'è che serviva? Serviva un cubo di steel, e io non ho fatto lo steel, mi sa. Porca vacca, mi sono perso lo steel. Il cubo di steel, mi servono 9 di ferro. Forse ce li ho, ragazzi. Forse ce li ho. Oh, meno male, ragazzi. Meno male. Volevo interrompere il video, però vabbè, dai, facciamo un attimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nel frattempo che craftiamo altra roba,
Nel frattempo craftiamo altre robe, si fa lo steel in automatico. Allora, il cubo di steel ci vuole, poi i due lapis lazuli che ce li abbiamo, allora dobbiamo fare subito gli energy tablet. Gli energy tablet, visto che dobbiamo fare altre due, dobbiamo fare altri due erice d'alloy. Quindi altri due erice d'alloy. Ok, schiaffiamo qua. Poi ci vogliono 3 di oro ognuno, sì, se non mi sbaglio, 3 di oro ognuno e 4, ok. Quindi craftiamo subito, vediamo un attimo se ho finito, sai. Infatti avevo preparato il carbone, ma il ferro no, meno male che ce n'ho. Allora, perfetto. Stavo parlando dello stile. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poi, sì, cosa sto facendo? 1, 2, 3, 4 e 4 di redstone. Ah, pensavo che fossero più complicati. Nella scorsa puntata li ho fatti così male, sti energy tablet. Cioè, nel senso che ci voleva parecchio materiale, ma invece non ci vuole parecchio materiale. Ah, questi qua non sono staccabili, come dico io. Nel senso che non si possono mettere nello stesso slot. Ok, i due li abbiamo fatti. Vediamo un po'. Qua facciamo lo steel al volo, così almeno nel frattempo. Allora, serve il carbone. Carbone. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 e 9. Veramente, dalla scorsa puntata, ragazzi, sono rimasto veramente soddisfatto del pannello solare. Quindi, mano a mano, ovviamente, senza registrare perché è inutile farlo visto che abbiamo già fatto una puntata. Oh, uno scheletro con l'armatura. Vabbè, ci può rimanere. Mano a mano, diciamo, ne farò anche io perché veramente sono veramente funzionali. Ma che stiloso! Io mi sto perdendo perché è troppo stiloso. Sembra che devo andare in discoteca con lo scheletro. Veramente figoso. C'è un vestito stiloso. E dicevo, sono veramente funzionali e ottimi. E poi non ci vuole molto per craftarli. Vabbè, crafting è abbastanza normale. E noi intanto qua dobbiamo aspettare lo steel. Sì, perché ci vogliono. Aspetta, infatti, devo fare altre due erice d'alloy nel frattempo. Sembrava strano che avanzasse il ferro. Sì, va bene, così ne faccio molti di steel block. Erice d'alloy. Ok, steel block, ci siamo? Sai. Ovviamente adesso il pannello non sta producendo. E ho dovuto scollegare l'hydrogen generator perché di nuovo pensavo di averlo capito al 100%, ma di nuovo c'è stata una piccola gaffe. Almeno a quanto ho capito va alimentata la pompa. Adesso sto parlando per chi ha seguito le scorse puntate. Va alimentata la pompa dell'acqua autonomamente. Quindi, perché la pompa dell'acqua consuma molta corrente, va bene anche un heat generator o un solar generator per alimentarla. Comunque, e poi faremo magari un'altra puntata sull'hydrogen generator. Ritorniamo all'Energy Cube. Allora, si craftava con due tablet. Sì, se non faccio lo steel block, ovviamente farò veramente molti molti Energy Cube. Voilà, Energy Cube, due tablet della Samsung. Poi due lapis lazuli e quattro erice d'alloy. Quanto? Ok, perfetto, Basic Energy Cube. Ragazzi, è perché stia guardando per la prima volta questi video, veramente io sono veramente contento di riuscire a ricordarmi a mente i crafting perché io mi perdo, ragazzi. Una cosa che volevo dirmi del Basic Energy Cube, anzi, ve lo faccio direttamente vedere, è che quando noi lo piazziamo. Oh, sì, quando noi lo piazziamo, possiamo piazzarlo qui. Ok, questa è l'uscita. Ha quattro entrate, ragazzi, questi pezzi verdi qua, queste cose qui che sembra tipo, che ne so, Gorgonzola andata male, qualcosa del genere. Sono tutte entrate, e questa qua è l'unica uscita che c'è. Allora, se noi adesso lo mettiamo a caricare. Ok, questa è carica. Se noi adesso la mettiamo a caricare, facciamo un cavo isolato al volo. Voilà. Ah, è già carica. Ok, perfetto. Tiene 1000 kJ. Tiene. Beh, ho capito che c'è sto problema. Allora, quindi questo qua tiene 1000 kJ. Devo segnalare praticamente al wiki ufficiale, vabbè, ai modders, ecco, che c'è questo errore che ci dà 1000 kJ, quindi 1 MJ. Vabbè, lo useremo come caricabatterie.
Dicevo, la cosa buona che si può fare con gli Energy Cube è che praticamente se noi rompiamo un Energy Cube e lo piazziamo qui da qualche altra parte, qualsiasi parte che sia, se noi vediamo rimane la batteria carica. Non è come le battery box che dove le spostiamo, se noi rompiamo la battery box, adesso non la rompo perché è carica, e se rompiamo la battery box perdiamo l'energia. Quindi vabbè, questo qua per il momento lo useremo come un caricabatterie per il prossimo oggetto che come al solito ve lo tengo bello bello nascosto, ragazzi. Vabbè, per il momento lo piazzo lì, poi magari la metterò da qualche altra parte. L'uscita, come dicevo, è questa e si può usare tranquillamente. Si può usare tranquillamente, cioè, se noi colleghiamo un cavo. Oh, non prende la corrente, com'è sto fatto? C'è qualcosa che non quadra. Boh, non lo so. C'è qualcosa che non quadra. E sì, questa qua deve essere per forza l'uscita. Va bene. Adesso mi è strana sta cosa, ragazzi. Forse deve passare la corrente per prendere. Vabbè. Oh, ancora più sicura. Se non prendiamo la scossa di corrente è ancora meglio, ragazzi. E vediamo un pochettino se magari. Oh, non la prendo. E se mi avvicino qua? Non la prendo neanche qua. Forse nelle uscite delle batterie. Allora, ragazzi, adesso ho appena scoperto che nelle uscite delle batterie. Ah no, ragazzi! No, no, no! Ah no, ah no. Vabbè, niente. Stavo sperando una cosa veramente bruttissima. E ho capito perché non prendiamo la corrente. Non prendiamo la corrente perché c'è bisogno che la corrente per l'appunto circoli. Adesso mi ricordo. Deve circolare la corrente. Se non circola la corrente, ovviamente qua è tutto fermo e noi non la prendiamo. Perfetto, ragazzi. Invece la corrente la prendiamo semplicemente dai generatori. Dai generatori quella invece la prendiamo sempre. Quindi sono bastardi quelli. Allora, altri annunci non ne ho da fare. Ragazzi, ho fatto quest'altro video abbastanza corto, almeno penso. E non vi dico, come al solito, quello che volevo fare nella scorsa puntata che farò nella prossima. Quindi vi tengo col fiato in sospeso. Vi posso soltanto dire che io l'ho provato in creativo sul mondo dove faccio alcuni esperimenti ed è veramente una figata. E quindi ci vediamo alla prossima puntata, ragazzi. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace, se non vi è piaciuto come al solito non mettete non mi piace ma commentate, che almeno discutiamo. E se vi piace il canale e i miei video, ragazzi, iscrivetevi al canale. Ok, ragazzi, da Mr. Tyke è tutto e ciao a tutti. Buona giornata, ragazzi, o buona serata. Ciao.